Buongiorno bella gente e benvenuti nel mio canale. I capelli li ho già lavati. Oggi voglio farvi vedere una tecnica che ho scoperto che veramente mi ha dato un risultato spettacolare l'ultima volta che ho lavato i capelli. Scusate la voce, ma l'aria condizionata mi sta massacrando. Dunque, cominciamo con la preparazione, una preparazione super rapida, però il risultato è veramente ottimo. Io i capelli non li asciugo col phon, lo asciugo al naturale, infatti adesso li preparo, vado a passeggiare con Cali. Vi farò vedere il risultato, però domani mattina, appena mi sveglio, vi faccio vedere i capelli come diventano, veramente boccolosissimi, ricci, molto definiti. Comunque io uso questo preparato, che vi lascio il link sopra, come lo preparo. Ho già messo il Crazy Color nei miei capelli, perché se li metto qua, ho le sedie bianche, il tappeto diventa tutto rosso, quindi ho preparato tutto nel bagno. Adesso andiamo con la preparazione, super rapida. Non so come fare a mettere il timer, qua se riesco lo metto. Non vi velocizzo niente, perché così lo vedete proprio in tempo a tempo, passo a passo, come li preparo in una maniera super veloce. Cominciamo. Io i capelli li ho già pettinati, come vi ho detto, li ho messo il Crazy Color. E metto davvero molto poco di questo prodotto, anche di solito ne metto un pochettino di più, perché già il Crazy Color li idrata abbastanza. Praticamente quando lo rullate fate così col pettine e voilà. Così. Volendo, se avete più tempo, potete fare le ciocche più piccole. Io mi faccio un po' leggermente più grandi. Questa parte la divido a tre. Se avete delle domande, delle richieste, basta chiedere, basta lasciarmi un commento, io sono felicissima di rispondere. Come vedete non vi velocizzo il video, faccio vedere tutta la testa, tutti i passaggi, così avete un'idea. Questo trattamento veramente meno di 15 minuti avete i capelli già belli e ricci, belli definiti. E scusate la voce, ma non posso fare di più. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e seguitemi su Instagram e Facebook. Volevo dirvi che il Crazy Color è veramente una cosa meravigliosa per i capelli, per cambiare il colore. Io li punto, oramai ce l'ho di colorati, ma anche oramai arancioni, che da una vita che non coloro i capelli. E veramente ho preso la buccetta, quella normale, non ho preso il pigmento,
E vedete come mi dà proprio il colore bellissimo, riesce a prendere anche su la parte nera. Il pigmento toglie via anche i capelli bianchi. Questa boccetta costa 4,85 euro, invece il pigmento costa sul 25 euro. Dove sono andata non c'era. In frattempo voglio raccontarvi un aneddoto veloce. Stavo bagnando le piante in balcone e vedo passare due ragazzi, uno sicuramente sotto i 20 anni, l'altro un pochettino più. Davanti a casa mia stanno facendo dei lavori. Dunque, questi qua stavano camminando, ridendo, scherzando. A un certo punto, in un attimo, sono messi a prendersi a pugni, ma forte, eh? E tutti che si sono girati a guardarli, il più grande abbracciato l'altro da dietro, prendendogli proprio le braccia e dicendogli negro, perché sono scuri, credo che sono cubani, sono neri i ragazzi. Gli dici negro, negro in spagnolo è come nero. E gli dice: ma lo sai, se ti picchio io ti potrei ammazzare? E smettiamo di fare scenate, gli ha detto proprio così. L'ha fatto calmare. Nel frattempo comincia a radunarsi le persone perché per separarli. Invece questo qua ha controllato la situazione in un attimo. Pieni di sangue, uno si è rotto proprio il labbro, l'altro le sopracciglia. E mi sono resa conto davvero che la maturità di una persona non dipende tanto dall'età, ma dalla situazione. Lui è riuscito a controllare una situazione che poteva essere veramente peggio, perché qua la polizia la chiamano in 2 secondi e si presenta, magari non hanno documenti, può essere qualsiasi cosa, e l'ha riuscita a controllare in un attimo. Cavolo, dico, mamma mia, che uomo! E infatti la maturità, la nostra maturità la determina come ci comportiamo in alcune situazioni. Pazzesco, comunque sono rimasta stupita di questa cosa qua e spero che vi è piaciuto questo aneddoto. Come vedete, adesso sono arrivata quasi alla parte iniziale. Come vedete, meno di 7 minuti e già quasi ho finito i capelli. Questa tecnica la sto utilizzando sinceramente da pochissimo, perché di solito io ho sempre usato il mio pettino rotondo, che riuscivo a passare proprio sul bordo che mi creava già riccio. Ma con questa tecnica mi piace di più perché fa caldo, i capelli sono molto secchi, il sole li danneggia. Quindi, facendo questa cosa qua di rullarli, da una parte creiamo il riccio definito, dall'altra parte aiutiamo che penetra meglio il prodotto nei nostri capelli. I capelli durano tanti giorni idratati. Il mio siero magico, il siero che utilizzo per la definizione dei capelli, come vedete, io le applico solo metà della ciocca, la punta. La radice ci metto pochissimo perché io non voglio idratare tanto le radici, così mi danno il volume, perché chi mi segue sa che io adoro il volume sui miei capelli. Oramai quasi ho macchiato qualsiasi cosa col rosso, le mani, braccia, collo, faccia. Mi è caduta anche una goccia sulla sedia, guarda, mi dà una rabbia. Adesso che abbiamo finito di rullare tutto, ecco il crunch. Ho proprio cercare, non stiamo strizzando, ma quasi. Stiamo affermando il prodotto nei capelli, bloccando più che altro il riccio. Ovviamente, se avete più tempo, meglio farle ciocche più piccole, però io non ce la faccio.
Adesso la parte importantissima per separarli, un pettine con denti larghi e cominciamo a pettinarli con tantissima tranquillità e molto piano, perché così non roviniamo i ricci o il riccio. Questo passaggio è veramente importante per chi vuole i capelli voluminosi, ripeto, capelli voluminosi. Se vi interessa di più avere i capelli definiti, basta rullare i ricci con ciocche piccole e basta asciugarli e vi verrà dei boccoli pazzeschi. Sapendo che a me i boccoli sinceramente mi piacciono solo in punta, ma pesantiscono i capelli, quindi li fanno perdere tanto il volume, io tento sempre di usare questo pettine o il pettine quello rotondo per poter separare il boccolo per rendere i capelli più voluminosi. Mi dispiace che il video non l'ho fatto così lungo, che di solito io al massimo mi faccio di 8 minuti, ma perché così volevo che vedete tutti i passaggi che faccio, anzi un video completo, il montaggio ne ho fatto poco, perché così volevo che vedete tutti i passaggi e soprattutto la tempistica esatta per poter preparare i capelli. Quindi calcolando tutti i passaggi, se voi asciugate i capelli col phon, calcolate tutti i passaggi, non tardate più di mezz'ora, non ci arrivate a mezz'ora. Come vedete uso il mio siero magico, che vi lascerò un'altra volta allegato sopra, che potete andare a vedere come si prepara, è semplice e veloce. Lo uso sulle mani e vado a applicarlo sulle punta, perché così mi definisce i ricci. E adesso andiamo a fare un po' di rock and roll per separare le ciocche. Vado a crearmi la rigatta laterale, perché se non la faccio purtroppo mi si separano in mezzo i capelli su di me, stanno veramente malissimo. Quindi vado a fare creare questa rigatta laterale e separo proprio le ciocche, perché dopo che i capelli sono asciugati o asciutti o stanno asciugando, se tenti di creare la riga ti si sfibrano i ricci davanti, che rimani lì a litigare con loro tutto il giorno. Come? Sono andata a passeggiare con Cali, non l'ho asciugato col phon, guarda come sono schiacciata, così direi proprio di no. Allora andiamo a alzare il volume dei nostri capelli, quindi yeah. Consiglio, dopo che avete separato i ricci, se vedete qualche riccio sfibrato, subito bagnatelo e passate il siero magico o qualsiasi balsamo che avete a casa, create il riccio e basta, risolvete il problema. Io adoro questa tecnica, la sto utilizzando da circa 5 anni, prima non sapevo l'esistenza. E mi ha cambiato tantissimo, perché a me non piacciono i capelli schiacciati, e così con questa tecnica qua vi dà il volume, vi separa il riccio e veramente i capelli diventano stupendi e vi danno questo effetto nuvola, e soprattutto sentite i capelli molto più leggeri. Direi che
decisamente meglio. I ricci sono molto belli. Non so se riuscite a vedere perché non so, la lampada, la luce, se riesco a trovare un punto dove riesco a farvi vedere i ricci. Guardate come sono belli. Adesso vado ad applicare un po' d'olio. Io ho questo qua, Visir di Argan, di Lidl, che ce l'ho almeno da, non so, 4 anni minimo. Lo scaldo bene e andiamo. Se non avete questo potete applicare la vasellina, che fa tanto, però sapendo che la vasellina io l'ho usata già nel preparato, potete applicare direttamente il preparato. Io non sfrego assolutamente, tampono solo e vado a dargli più volume. I capelli sono quasi il 90% sono asciutti e questa tecnica vi consiglio sempre di usarla sui capelli asciutti, non umidi, perché sennò si vi rovina il riccio. E comunque sempre il giorno dopo i capelli diventano più voluminosi. Sapendo che sto facendo ultimamente la riga da questo lato perché mi sta meglio, proverò a mettere il video da fuori per vedere se riesco. Se si vede bene il riccio. Oh, che caldo che fa. Non so se si vede meglio il riccio qua. Comunque domani mattina vi metterò la foto su Instagram. Bella gente, il secondo giorno con questa vicina molto molto femminile. Questo qua è il risultato. I capelli sono molto voluminosi, i ricci sono abbastanza definiti, guarda nel specchio dietro si vede. Spero che vi piace, se vi piace mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e alla prossima e ci vediamo mercoledì. Ciao a tutti, buona domenica!